Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo come fare i malloreddos o gnocchetti sardi. Mi hanno incuriosito molto, sono molto buoni, quindi voglio provare a farli. Allora, ho preparato, come vedete, la semola di grano duro. Questa mia è la rimacinata, però si possono fare, anzi si dovrebbero fare soltanto con la semola non rimacinata, che vengono più duretti. Io userò la rimacinata perché mi trovo questa. Allora, l'acqua, io per adesso ho messo 2,50, però l'acqua quanto basta? Quindi dobbiamo regolarci. Avete visto, ho messo un pizzico di sale direttamente nella semola e adesso metto l'acqua un po' per volta così mi regolo quanta ne assorbe. L'impasto deve venire abbastanza sodo. Non deve venire morbido come si fa con i gnocchi di patate o gnocchi soltanto di farina normale. Ecco qua, vedete, impasto direttamente nella ciotola, in questo modo. Finisco di mettere l'acqua, alla fine ne ho messa un po' meno di 2,50, quindi siamo intorno ai 2,30, però ecco, regolatevi, in tante ricette non c'è la dose di acqua, c'è scritto solo acqua quanto basta. Ok, verso sul piano di lavoro, continuo quindi sul piano di lavoro, in questo modo impasto molto energicamente. Oddio, volendo si potrebbe fare anche con la planetaria, ma io tutte le ricette che ho visto, le ricette originali, l'impasto si fa a mano. Come vedete è molto, molto sodo l'impasto, eh? Deve essere così. Scusatemi le unghie, ma almeno d'estate permettetemele. Mi arrivano spesso commenti negativi quando si vedono le unghie laccate, ma non è smalto, è una ricostruzione, quindi non rilascia. Non rilasciano niente. Ok, una volta pronto l'impasto lo faccio riposare una trentina di minuti. Ecco qua. Bene. Passato il tempo, ci metto un po' di semola e preparo questo aggeggino. Che si usa anche per strisciare, per rigare i gnocchi di patate. Allora, comincio con un pezzo, così. Adesso i malloreddos sono leggermente più lunghi. Io inizierò con la misura classica, che è un pochino più corta, diciamo, sono i classici gnocchetti sardi che trovate anche in vendita, però proprio i malloreddos, poi vi faccio vedere il bastoncino va fatto più sottile e più lungo. Ok, lo sfilo così. Vedete, si lavora molto bene l'impasto, per allungarlo la semola no, perché altrimenti non si riesce. Poi forse era meglio un piano di lavoro in legno. E taglio così come tipo gnocchetti. Ancora allungo e adesso vi faccio vedere un attimino da vicino come vanno lavorati e poi andrò più velocemente naturalmente. È un po' di tempo che mi sono orientata sulle ricette sarde. Ho un'amica sarda, guardate, adesso vi faccio vedere da vicino. Eccolo qua. Beh, forse dovrebbe essere un pochino più allungato. Io sto facendo, si può fare anche con il pollice, così. Però io ho visto una ricetta di una signora sarda che fa con il tarocco, così vengono meglio perché vengono più aperti dentro, ok? E si fa anche più velocemente. Ecco qua. Naturalmente mettete un po' di semola, se no si appiccicano
direttamente su questo oggetto, non so come si chiama, scusatemi, oppure mettete la semola sugli gnocchetti. E poi ecco, appoggiandolo così si sta più comodi. Ok, vi faccio vedere ancora un pochino. Come vedete è semplicissimo perché l'impasto è abbastanza duretto. Poi andrebbero anche un pochino essiccati, lasciati all'aria. Ci mettiamo un po' di semola, li allarghiamo, li lasciamo asciugare. Questi vanno benissimo anche fatti il giorno prima, oppure volendo si possono surgelare. Guardate, ecco, adesso con comodità io adesso sto studiando il modo, qual è il modo migliore per andare più veloce e così questo mi sembra quello giusto. Ok. Beh, perché per farne tanti, insomma, bisogna prendere la mano, no? Ecco qua. Direi che così va bene. Adesso vi faccio vedere un pochino quelli un pochettino più lunghi, quindi proprio i malloreddus. Quindi vado a fare il bastoncino leggermente più sottile, più fino, e poi taglio a bastoncini. Poi, qui naturalmente a piacere, se volete farli ancora un po' più lunghetti, va bene. Ecco qua, vedete come viene così? Viene più lungo, oh, scusate l'inquadratura, viene più lungo. Quindi scegliete voi come farli, o più corti, tagliandoli come gnocchi, oppure lunghetti così. Io adesso li mischio, tanto li devo mangiare io, un po' lunghi, un po' corti, non fa niente. Anzi, il bello delle cose fatte a mano è proprio quello, no? Che non sono tutti uguali come quelli che vendono. Ok, un po' di semola e continuo fino a finire l'impasto, ok? Qui ho aumentato un pochino la velocità e non è che sono così veloce. Bene. Allora, li lascio asciugare un pochino. Io adesso ne cuocerò solo un pochino, siamo due persone. E il resto, dopo averli fatti asciugare un pochetto, li surgelo, li metto allargati nel surgelatore e poi, una volta ghiacciati, li metto dentro una busta e li metto tutti insieme. Ed eccoli qua. Io naturalmente ho fatto un sughetto semplice, pomodoro e basilico e sopra pecorino, però il vero malloreddus va fatto con un sugo con la salsiccia, quindi un sugo di carne. Sbizzarritevi, fateli come volete, anche con il pesce, con le cozze ad esempio, sono buonissimi. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!